che erano cose deliziose. A un certo punto, a metà degli anni 80, ai primi anni 90, fumo quasi un po' banditi, messi da parte come se avessimo chissà che cosa partecipato, non, chissà quale brutta cosa avessimo fatto nella nostra vita, no? Anche perché poi il cinema stava cambiando. Avevate abbassato il livello. Il cinema italiano andava sul cinema d'autore, sul cinema impegnato, e tant'è vero che Isabella Ferrari, per riuscire, come dire, a sdoganarsi, è stata bravissima, si è fatta veramente, come si dice a Roma, un mazzo tanto, nel senso che è andata in Francia, è stata anni e anni lì a studiare, ha cominciato a frequentare un certo tipo di persone, è stato difficilissimo anche per lei. Io invece, forse vigliaccamente, un po' abbandonato, mi sono andato a fare altre mie cose, come ti dicevo prima, costruzioni, agricoltura, invece c'è chi... però è stata un po' dura un po' per tutti.